Bella a tutti ragazzi, io sono Bistecca e oggi non parleremo dei videogiochi, ma parleremo di come semplificare un po' le nostre vite. A chi non è mai capitato di avere dei problemi con la prenotazione di sale prove, avendo un gruppo musicale, chiama questa sala, no è occupata, no è libera solo da quest'ora, però a quest'ora il chitarrista non può, a quell'altra ora dove è libera quell'altra sala prove che sta da tutt'altra parte della città, non è libero il bassista. Quindi alla fine, vuoi o non vuoi, non si riesce quasi mai a vedersi con tutta la band per suonare in quel giorno prefissato per provare magari prima di un concerto o di un evento importante. E in questo caso ci viene in aiuto Pandemusic, un'applicazione sviluppata da studenti e ragazzi di Roma, infatti per ora è presente solo sul territorio romano, che semplifica a tutti i musicisti la storia, la vita e insomma tutto ciò che concerne la prenotazione di sale prove, in maniera tale che allora noi decidiamo dove andiamo a suonare, a che ora andiamo a suonare, alle 6:30, bene, ora cercherò una sala prove nella zona che è più consona a noi, vediamo qual è quella più consona, senza fare 12.000 telefonate, senza magari evitarsi anche determinate cose, tipo no guarda alle 6 non siamo più disponibili. Ce l'abbiamo alle 5:30, quindi magari uno deve fare le corse con il treno per chi non è automunito o con lo scooter, insomma è tutto molto bello. Questa applicazione vi permette di prenotare le vostre sale prova, suonare, e al tempo stesso vi permette di acquisire anche dei punti. Più suonate con prenotazioni acquisite tramite Pandemusic, più punti avete. Tramite questi punti li potrete utilizzare per degli sconti con le sale prova che sono convenzionate con Pandemusic, o addirittura andando avanti di livello, aumentando sempre questo punteggio, ci sarà la pubblicazione di una clip della band, quindi magari mentre suonate in sala di registrazione vi registrate con una GoPro in sala di registrazione, oppure a un concerto, oppure proprio un videoclip ufficiale sulle pagine social di Pandemusic o direttamente sul canale YouTube di Pandemusic. Avrete anche la possibilità di esibirvi dal vivo in un evento organizzato da Pandemusic, probabilmente questo sarà un punteggio, richiederà un punteggio abbastanza elevato, la realizzazione del logo della propria band o della copertina di un album da parte del grafico di Pandemusic. Questa è un'iniziativa molto importante, è una sorta di Just It, per chi lo conoscesse, della musica. Just It ha semplificato tantissimo le nostre vite per quanto riguarda le ordinazioni di cibo da sport. Tutto molto semplice, prendi il cellulare e ordini e ti arriva a casa. È la stessa cosa, solo con gli strumenti e per suonare. Ma come si fa? Noi dobbiamo andare qui immediatamente a creare un account, il quale ci chiede di effettuare l'accesso su Google per creare l'account. Quindi, insomma, non è una cosa relativamente stupida. Una volta che ci troveremo nella pagina di registrazione dell'account con l'account Google, ci chiederà il tag cos'è. Bisogna sceglierlo con cura perché non è più modificabile e sarà il nome con cui tutti ci conosceranno su Pandemusic. È una sorta di nickname, è il nickname con cui verremo riconosciuti. La prenotazione, chi l'ha fatta la prenotazione, l'ha fatta Bistecca, l'ha fatta Tarotil, l'ha fatto Tizio Caio Sempronio, per esempio. Poi c'è ovviamente il nome, il cognome, l'email, la data di nascita, una breve descrizione. Qui dice molto semplicemente, massimo 500 caratteri, scrivi qualcosa su di te, che genere suoni, da quanto tempo, le tue esperienze passate, i tuoi obiettivi per il futuro. Strumenti che suoni, chitarra, basso, batteria, tastiera, voce, altro, e le varie cose. Una volta che una persona si è registrata, poi si troverà in una schermata tipo questa. Questa è la schermata che si presenta davanti, una mappa di Google Maps con tutte le sale prova sono convenzionate con Pandemusic. Per ora ce ne sono pochissime perché Pandemusic uscirà ufficialmente il 14 settembre. Ci sarà un evento che io vi lascerò scritto in descrizione con l'evento ci sarà scritto questo evento su Facebook dove come partecipare, di apertura di questo social, chiamiamolo social network per i musicisti. Quindi per ora ecco, ci sono queste 2, 4, 6, 7 sale prova dove si può bene o male sbizzarrirsi. Cioè, sono molto sicuro che prima o poi questa mappa sarà completamente piena. Facciamo un esempio: io volessi prenotare una sala prova, ne scelgo una a caso, questa qui che è vicino alla città del Vaticano. Zoom su questa sala prova, clicco sopra, vado alla sala. Una volta cliccata sulla sala, mi si apre una schermata del genere.
dove c'è scritto il nome della sala, l'indirizzo, le email, il numero di telefono, gli orari di apertura nei giorni di apertura. C'è anche la possibilità di aggiungere questa sala ai preferiti in maniera tale che poi non bisogna per forza andare a cercare continuamente nelle varie mappe, perché magari poi prima o poi si arriverà a centinaia di sale, provano, si spera. C'è una descrizione breve della storia della sala prova e, le descrizioni tecniche delle varie sale che potrete prenotare. C'è per esempio questa sala prova 1, sala prova 2, con anche il costo all'ora relativo a questa stessa sala prova. Quindi se uno poi può prenotare tranquillamente, lì si può prenotare e tranquillamente la nostra sala è prenotata a una determinata ora. Io ora, in questo momento, per esempio, ho cliccato una sala prova, ma non me la fa prenotare perché non ho una band. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna andare su band, crea la tua band, qui ci sono tutti i vostri dati, le ore totali utilizzate su Pandemusic, e qui bisogna che si può creare il profilo della propria band con il tag della band, il nome del capogruppo della band e la descrizione, una brevissima descrizione sulla band con le possibilità di aggiungere tutti gli strumenti che ha questa band. Una volta fatto tutto quanto, noi avremo creato la nostra band. Io ora non ho una band, non sono un musicista, ho studiato per 4 anni canto, ma non sono un musicista, non ho una mia band, non ho niente, quindi non ho bisogno neanche di crearne una. Torniamo indietro, quindi per la prenotazione dell'ora, dove potrete scegliere il giorno, l'ora, tranquillamente, e vi arriverà la conferma della prenotazione. Punti prova che non si possono ancora spendere perché non è possibile accedere al market prima del 14 settembre, come dice anche il pop-up che si apre, ora il lancio del servizio e nel frattempo ti auguriamo buona musica. Questo, in breve, è Pandemusic, questo Just It della musica, molto interessante e molto carino. Vi faccio un esempio molto stupido, essendo su Google Maps, per esempio, io voglio sapere dove sta precisamente questa sala prova, magari uno per telefono vede sì l'indirizzo su internet ma non sa bene, però io ce l'ho qui, ce l'ho presente, zoomo su questa sala prove che sta qui a Bufalotta, prendo l'omino di Google Maps, me lo porto qua sopra, zoomo, vado alla ricerca della sala prove e praticamente qui c'è la mia sala prove, perché qui c'è il simboletto della mia sala prove, in questa zona c'è la sala prove di cui ho bisogno, per farvi un piccolo esempio. Quindi è molto molto intuitivo, molto semplice e user friendly. Poi potete vedere anche facendo zoom out, per ora è solo presente nel territorio di Roma, ma sono sicuro che i ragazzi che sono dietro Pandemusic sicuramente ci lavoreranno dietro e permetteranno un ampliamento sia sul territorio romano che nazionale. Io ragazzi spero che questa applicazione sia utile ai musicisti, a chi mi segue che magari ha un gruppo di musica e tutto quanto, e spero anche che sia di aiuto prossimo, bene o male, un po' per far conoscere Pandemusic, che è veramente una realtà nuova, una realtà molto interessante, perché sono veramente dei ragazzi che ha creato Pandemusic. Io sono veramente contento di questa cosa, l'ho scoperta per caso perché un ragazzo che sta in università da me ha contribuito alla creazione di questo progetto. Io ragazzi vi lascio il link in descrizione riguardante tutti i social network Pandemusic, vi lascerò anche il link all'evento del 14 settembre e mi raccomando, condividetelo, fate conoscere a tante persone questo Pandemusic, perché più persone lo conoscono, più sale prova ovviamente entreranno a far parte di questo servizio e più ci si unisce e ci si facilita il lavoro tra musicisti. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, mi raccomando, e commentate sotto.